Ciao, se ancora non lo sai, io sono Paolo Brada e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Prima di lasciarti al video, Ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale se non vuoi perdere i video che usciranno in futuro e se magari attivi anche la campanellina riceverai sicuramente le notifiche quando i video usciranno. Tutto ciò è gratis, quindi non preoccuparti e non avere timore di farlo. Bene, penso di aver detto tutto, io ti lascio al video e ti auguro buona visione.
Allora, come abbiamo visto, questo è il risultato e devo dire che da quello che ho potuto vedere usandolo, secondo me non ha niente da invidiare ai grandi marchi che ci sono in vendita, perché comunque grazie alla regolazione che abbiamo da questa parte e in più possiamo regolarci comunque come tutti questi jig la lunghezza dell'avanzamento della sgorbia ci permette di andare a ricrearci l'angolo di affilatura che più ci piace. Oltretutto, in accoppiamento con il jig che mi sono fatto alla mola, direi che ora c'è solo da studiare un po' gli angoli di affilatura in modo da trovare per ogni sgorbia l'angolo di affilatura migliore e anche sulle mie mani, diciamo, sentire con quale mi trovo meglio. Però lo strumento c'è e direi che funziona benissimo. Non è costato niente, non è venuto neanche così brutto fondamentalmente e soprattutto fa il suo lavoro, quindi non so voi, ma a me mi piace. Io vi saluto e vi auguro buon fai da te a tutti.